manifestazione storica a Giuseppe Roma, che rappresenta il Touring Club Italiano, e ricordo uno studio fatto qualche anno fa sulla Via Francigena, proprio dal Touring Club Italiano, che sostanzialmente ci raccontava una cosa molto interessante, insomma, che per ogni pellegrino, ogni viandante lungo la Francigena ci poteva essere una potenzialità di ulteriori 5 invece visitatori, turisti negli anni a venire, per come appunto poi i cammini possono veicolare un turismo più ampio. E poi dopo chiuderà il sottosegretario Bonaccorsi, che chiaramente risponderà a tutte le sollecitazioni che ci sono state. Non so se la parola a quel punto, però, la presentazione del sottosegretario la vuole fare il direttore Agostini. Questo me lo fa sapere Stefano. E poi dopo. Paolo, scusa, c'era anche il presidente Francesco Paola, un attimino che voleva fare una battuta prima della chiusura. Dopo Giuseppe Roma, però a questo punto l'ho Sì, presentato. certo, Giuseppe Roma, poi Francesco Paola e chiudiamo con il sottosegretario. E poi dopo abbiamo detto che ci saranno due o tre interventi del CAI, di Italo Clementi, della FIE, subito dopo il sottosegretario. Prego. Allora, intanto saluto il consigliere Agostini e soprattutto Stefano Mantella, con cui il Touring ha anche condiviso insieme al Demanio l'avvio proprio di questo progetto attraverso una consultazione popolare che ha visto 24.000 persone partecipare e noi lavorare. Nei cammini, ha già detto Piacentini, anche nei borghi, insomma, noi siamo stati coinvolti nella valorizzazione di questo tipo di patrimonio e con l'esperienza che il Touring ha di certificazione della qualità turistica attraverso la bandiera arancione, oggi abbiamo anche aperto un altro programma di certificazione dei cammini con 200 indicatori per valutare l'esperienza turistica dal punto di vista del viaggiatore, del camminatore. Quindi oggi il primo cammino certificato dal Touring sono 50 km del sentiero del viandante sulla costa orientale del lago di Como. Però io voglio entrare nel merito, perché noi siamo tutti convinti che c'è un crescente interesse, abbiamo seguito tutto il ministro Franceschini nel cadenzare i vari anni, cammini, borghi, cibo, eccetera. C'è un grandissimo interesse. È il futuro del turismo non solo sostenibile, ma del turismo tutto, nel senso che solo così si potrà salvare da, sappiamo, i fenomeni regressivi che in qualche modo ha portato fino adesso. Ma il punto, quindi, qual è? È che noi abbiamo tanto patrimonio, abbiamo tanti cammini, abbiamo tante idee, ma abbiamo relativamente pochi soggetti in grado di trasformare queste idee, questo patrimonio, in un'offerta effettiva sia di nuova residenzialità, non solo di nuovo turismo, perché è chiaro, il cammino, se si incontrano dei borghi abitati da comunità locali, ha un senso, certo, se incontrano alberghi a 5 stelle ha un altro senso, quindi residenzialità, ma anche soggetti in grado di progettare l'uso di questo patrimonio che il Demanio può dare in concessione, che esiste in grandissima quantità sul nostro territorio. Cioè noi non abbiamo il problema di dire quanto sono belli i cammini. Abbiamo il problema, diceva anche un po' Anna, di come facciamo in modo che questi cammini siano effettivamente organizzati, abbiano dei gestori, abbiano degli investitori, abbiano delle reti telematiche che li colleghino, siano raggiungibili a piedi e sicuri. Cioè, il punto oggi è questo, e non lo si può solo demandare alla pubblica amministrazione, alle governi di fare. Il problema non sono tanti solo, secondo me, le risorse, il problema è che ci vuole qualcosa che mette insieme. Diciamolo francamente, i cammini hanno un nemico, che è la frammentazione localistica. Se invece noi supportiamo dei privati che vogliono gestire in maniera sostenibile, a fini turistici, anche a fini residenziali, un patrimonio enorme di grandissima qualità architettonica che esiste, forse abbiamo necessità di pensare delle reti, ma pensare anche degli organismi di supporto. Certo, noi associazione facciamo quello che possiamo, però dobbiamo anche considerare che siano anche di tipo imprenditoriale, che siano pubbliche e private, che lo faccia il Demanio, che sia una gemmazione della pubblica amministrazione, ma ci vuole più imprenditorialità sostenibile, ma imprenditorialità senza la quale i cammini saranno tantissimi, bellissimi, con tanti entusiasti, ma non
rivolteranno, come è stato detto, un'offerta turistica italiana che ha bisogno di dilatarsi sul territorio in maniera sostenibile. Grazie. Allora adesso...